Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario è dedicata ai funerali di Giuseppe ed Emanuele Labiso che si sono svolti ieri in una chiesa madre gremita in ogni ordine di posto. Gela si è stretta attorno alla famiglia. Sentiamo. Una folla oceanica, chiesa madre gremita in ogni ordine di posto. Gela ieri si è stretta attorno alla famiglia Labiso. Giuseppe ed Emanuele rimarranno nei cuori di ognuno di noi. La loro morte è una ferita aperta, difficilissima da rimarginare. La loro scomparsa a seguito di un incidente aereo ha lasciato un vuoto in tutti. E proprio ieri, in concomitanza con le esequie, è stato proclamato il lutto cittadino. Ieri c'erano tutti in cattedrale, amici, conoscenti, la giunta comunale, consiglieri, tifosi del Gela Calcio. Sì, tifosi del Gela, perché Emanuele era un tifosissimo della squadra biancazzurra ed il padre era stato anche presidente del club. Emanuele, sei volato via non da solo. Sappiamo che lì adesso, insieme a tuo piripocchio, sorridi soddisfatto nel notare quanto bene hai coltivato e nutrito in tutti noi. Noi che senza te adesso siamo più poveri ma anche più uniti. Come piaceva a te, l'unione. Non a caso sei stato fra tutte le altre splendide cose il collante che è riuscito ad unire gruppi di ogni genere che mai si sarebbero incontrati. Le palazzine e gli amici tuoi tutti porteranno per sempre con loro un magnifico ricordo di te, quasi quanto il tuo sorriso. Svizzero, sei stato, sei e sarai sempre e per sempre presente tra di noi. Sulle due bare sono state poggiate bandiere, magliette e sciarpe che hanno fatto la storia della squadra calcistica. C'era anche la maglia della Juve e c'era anche la maglia rosa-nero della Juventino Gela ed una maglietta bianca-azzurra con il nome di Labiso. C'era anche la fidanzata di Emanuele. Francesca ha fatto realizzare un cuore di rose rosse. Lo amava alla follia. I funerali ieri sono stati celebrati dal vescovo della diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. E noi oggi, con il nostro affetto, oltre che con la preghiera, vogliamo dare questa conferma. Signore, fa che essi ti incontrino. Se lungo la loro vita, per Emanuele molto breve purtroppo, ma se lungo la loro vita, per caso, non abbiano potuto incontrare il Signore, adesso lo possano incontrare. La sorella di Giuseppe Labiso, Angela, con la voce rotta dalla commozione. Sei, non eri, sei un uomo forte, tenace e coraggioso, un eroe, buono con tutti e soprattutto con i più deboli. Sei l'esempio da seguire. Hai raggiunto finalmente il vero amore della tua vita, la mamma. So che tieni tra le braccia Emanuele, tuo figlio, il ragazzo più umile e buono che abbia mai conosciuto. Emanuele, sei la stella più brillante del cielo. Ogni notte nel guardare il cielo ci saranno due stelle in più. Tu, Emanuele e papà, nessuno potrà mai dimenticarvi. Avete lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. Vi vogliamo infinitamente bene. Peppe, vola come hai sempre fatto. Questa volta volare per sempre con Manueluccio. Sono sicura che anche in cielo farai un po' di caos. Quello sei tu, unico. Vola, volate, volate. Straziante il ricordo dei familiari e degli amici, vediamo. Tantissima commozione ieri ai funerali di Giuseppe ed Emanuele Labiso. Alla messa funebre ha partecipato l'intera comunità di Gela. Un messaggio di amore e di fede, quello di Davide, 8 anni, figlio di Peppe e fratello di Emanuele. Ciao papà, oggi è sabato, lo sai che ogni sabato andavamo a comprare un giocattolo e dopo essere andati al cinema ci portavi al McDonald's? Papà, quando tu dicevi di Giulia che era ubriaca, mi facevi tanto ridere, mi manchi tanto. Si avvicina il Natale, non chiederò a Babbo Natale un regalo per me, ma gli chiederò che venga da te, papà, dicendoti che ti amiamo tantissimo. Papà, Giulia è sempre più monella e mamma sempre più arrabbiata perché Giulia le dice sempre di no. Ti ricordi,
ti ricordi quando mi dicevi che io ero il capitano della casa? Adesso che non ci sei più, io sono davvero il capitano di Giulia e di mamma. E ti ricordi quando parlavamo nascondendoci dalla mamma e poi lei veniva a chiederci cosa state discutendo? E tutti e due rispondevano niente, niente. Papà non vedevo l'ora che veniva a prendermi a scuola e con Giulia ci divertivamo in macchina. Papà, anche la mamma ha confermato che io sono il capitano, comando tutto, ma se non posso comandare sul fatto di non volere andare a scuola, che capitano sono? Papà, tranquillo che io Giulia e mamma ti amiamo tanto. Quando mi chiamavi Cocco Braccio mi arrabbiavo, ma adesso mi manca anche questo. Chi siamo senza di te? Papà, avevi ragione che io sono un orgoglio degli Alabiso. Non preoccuparti perché sarò un grande dottore, anche più bravo di te. Anche se il mio sogno è essere un giocatore della Juventus. Eh sì, papà, tu lo sai, sarò un giocatore più forte. Ciao, papà, mi manchi tanto. La gente come voi non muore mai. Era impresso su uno striscione dedicato alle due vittime. Grazie a tutti e a ciascuno il ricordo del sorriso di Emanuele, della volontà decisa di Giuseppe di volare, volare, volare. Grazie. All'uscita delle due bare, tra due ali di folla, i tifosi del Gela hanno ricordato Giuseppe ed Emanuele intonando cori da stadio. Nel processo che scaturirà dall'inchiesta anti-racket Redivivi, il comune di Gela si costituirà parte civile, lo ha detto il sindaco Domenico Messinese ricevendo a Palazzo di Città questa mattina Renzo Caponetti, presidente dell'associazione Gaetano Giordano, la quale ha avuto un ruolo fondamentale per le denunce che hanno fatto scattare gli arresti. Ci congratuliamo con la magistratura e la polizia che hanno coordinato ed eseguito l'operazione, ha continuato il primo cittadino di Gela, e apprezziamo l'azione dell'associazione anti-racket e degli imprenditori che con il loro coraggio hanno scelto di dare un segnale forte contro la criminalità organizzata. Compiacimento è stato espresso anche dall'assessore comunale all'agricoltura Simone Siciliano. Gli imprenditori, ha commentato il vice sindaco, potranno così operare liberi da costrizioni che soffocano il territorio. La dignità del reo e il suo reinserimento è stato il tema al centro del convegno organizzato in 1 o 2 giorni dal Lions Club di Gela in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati. Nel corso del primo incontro sono anche stati illustrati dati statistici sulla condizione carceraria in Italia, elaborati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Palermo. La società non può permettersi relitti umani, non può permettersi di confinare, di segregare persone nella emarginazione. Siamo in un'epoca in cui le possibilità finanziarie, ma anche di solidarietà sono abbastanza limitate, però bisogna fare il possibile, bisogna fare tutto il possibile perché la società deve recuperare. Deve recuperare al consorzio civile, al consorzio umano delle persone che hanno sbagliate, ma l'atteggiamento non può essere quello del rifiuto, della repulsione. E soprattutto il carcere deve essere un luogo in cui si riscoprono i valori di umanità, i valori sociali, non può essere un luogo violento, non può essere un luogo di abbruttimento. Perché se il carcere abbruttisce, fuori dal carcere la società troverà un altro bruto, e noi abbiamo bisogno di uomini, di persone
che comprendano innanzitutto il valore del rispetto degli altri e il valore costituzionale della solidarietà. Noi vorremmo che l'amministrazione ci indicasse un sito, un piccolo sito, una villetta, una strada, una zona che ha bisogno di un piccolo recupero, di essere recuperata ad un buon arredo urbano o a qualcosa del genere, certo non impegnando grandi somme che non le abbiamo. Ecco, e noi faremmo questo recupero come? Affidando questo lavoro alla cooperativa dei detenuti, alla cooperativa degli ex detenuti. L'importante evento è stata prestigiosa occasione per riflettere sul testo di Giovanni Maria Flick, Elogio della dignità. Viviamo in tempi nei quali ci siamo dimenticati o non ci preoccupiamo di sapere che cos'è la dignità, che poi è una cosa, un concetto che appare difficile, filosofico, ma è molto concreto. È il modo di poter vivere insieme rispettandoci reciprocamente. La dignità è un filosofo, un giurista direbbe, è un attributo della condizione umana. Io direi con più semplicità è ciò che ci consente di vivere insieme rispettandoci. Io rispetto l'altro, l'altro rispetta me, e questa è una condizione essenziale per poter andare avanti. E la dignità è non solo un valore di tutti gli uomini, di tutte le donne astratto, è un valore soprattutto concreto di ciascuno, dei più deboli, dei diversi, delle donne, dei malati, dei bambini, degli anziani, dei migranti clandestini, dei detenuti. Chi ha meno possibilità deve essere aiutato di più per realizzare appieno la sua dignità. Lo dice la Costituzione quando spiega che tutti hanno pari dignità sociale, che è compito della Repubblica, cioè di tutti noi, aiutare ciascuno di noi a raggiungere lo stesso livello di dignità. Controlli in centro a Gela da parte dei carabinieri, scattano sequestri, denunce e segnalazioni per sostanze stupefacenti e codice della strada. L'attività ha visto impiegati 20 militari e 10 autovetture. Alla vista dei militari, da un'auto in transito in via Marconi è stato gettato uno spinello dal finestrino. L'auto è stata inseguita e bloccata dalle numerose pattuglie dislocate. I giovani a bordo sono stati perquisiti e successivamente denunciati per possesso di sostanze stupefacenti e per il porto non autorizzato di coltello a serramanico e nervo di bue trovati occultati in auto. Caso analogo su via De Sanctis nei pressi del teatro Eschilo, dove un gruppo di ragazzi tra i 19 e 21 anni è stato sorpreso a fumare hashish. Nel corso dello stesso servizio sono stati controllati 10 individui sottoposti agli arresti domiciliari, identificate 73 persone, controllati 47 veicoli, 6 le perquisizioni personali, sottoposti a fermo amministrativo un'auto e 2 ciclomotori per guida senza casco e senza patente, ed elevate 16 contravvenzioni per violazione del codice della strada. Un momento di incontro con la testimonianza di rappresentanti di alcune realtà operanti nel comprensorio sul vasto tema della cultura e del turismo. Si tratta dell'evento organizzato dal Forum Cultura e Turismo PD Sicilia, che si è svolto sabato scorso nella sala convegni dell'Hotel Sileno di Gela. All'interno del Partito Democratico esiste un forum che si interessa di cultura e di turismo. Sì, è un forum messo in campo dalla segreteria regionale, rappresentata qua da Antonio, che proprio nella segreteria regionale si occupa di turismo e cultura, che vuole essere un modo, diciamo, di riavvicinare un po' la politica ai cittadini, andando a comunicare e a prendere le esperienze da quegli altri attori della società, che sono anch'essi in un certo senso attori politici, che danno un contributo ai nostri territori, sia come associazioni che come singoli, che anche come volontariato, e danno quindi un contributo in questo caso nel campo della cultura e del turismo. E quindi è un'iniziativa assolutamente lodevole e importante, perché riavvicina un po' quella che è la politica classica al territorio. Quanta importanza ha questo argomento, la promozione turistica del territorio e il rilancio della cultura, all'interno del Partito Democratico, e da dove è nata l'idea di riaccendere il dibattito su questi argomenti? La segreteria regionale del PD da qualche tempo ha iniziato un'attività sui territori che serve innanzitutto ad ascoltare quelle che sono le competenze, le esperienze, i circoli, e da lì prendere tutti quegli spunti e quelle iniziative che si vanno a innestare nel percorso di riforme che necessariamente servono alla Sicilia. In questo senso è chiaro che noi abbiamo un patrimonio culturale
culturale, ambientale, enogastronomico straordinario e va valorizzato come? Con delle riforme che permettano di ottimizzare le risorse da una parte, ma dall'altro naturalmente innestandole in territori che siano fertili e quindi il confronto e il dialogo per noi è fondamentale. Questo è uno di quegli incontri in cui prenderemo spunti che poi porteremo all'interno di tutte le istituzioni nelle quali noi siamo presenti. Tra le realtà chiamate a tracciare un bilancio delle proprie attività raccontando esperienze e progetti, le associazioni La Polis della Cultura, la Proloco di Gela e la Fattoria Pedagogica La Grazia di Caltagirone. Proseguono a Gela gli appuntamenti inseriti nel programma per la festa dell'Immacolata Concezione, prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Ogni giorno, fino al 7 dicembre, nella parrocchia San Francesco d'Assisi sono previste la preghiera del Rosario e canto dello Stellario, celebrazione eucaristica e catechesi animata dai giovani e dai gruppi cittadini. Oggi alle 18, eucarestia con i gruppi e movimenti parrocchiali, alle 20:30, adorazione eucaristica animata dal Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia. Prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro, mentre il singolo biglietto costerà 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18:30 alle 20:30. Arriva il grande jazz a Gela, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone, giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero, venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21, per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20, per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933 3 9 1 1 8 9 2 oppure 3 4 5 5 8 8 0 5 8 0. Corri con Papà Natale, sesta edizione, si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9:30 in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Sport, presieduta da Giuseppe Veletti. Informazioni e iscrizioni al numero 347 5799 271. Appuntamento con 10 domande 10 questa sera alle ore 21, ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà l'editore televisivo Antonio Cavaterra. Le repliche sono previste alla mezzanotte e la domenica successiva alle 18. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. In occasione delle festività del Natale, l'Unitalsi sottosezione di Gela sarà presente il 5, 6, 12 e 13 dicembre prossimi in piazza Umberto I, in via Palazzi, angolo via Albania e in viale Corte Maggiore, nei pressi dei muretti di Macchitelle, davanti alle parrocchie cittadine per la vendita dei presepi di cioccolata. Il ricavato garantirà alla sottosezione di sostenere le varie iniziative e di far vivere dei momenti di condivisione fraterna e diversamente abili. Cambiamo argomento, parliamo di sport, calcio, vince il Gela. I biancazzurri battono infatti la Pro Favara per 3-2, ma quanta sofferenza, vediamo. Vince complicandosi la vita il Gela contro una Pro Favara che ha provato a mettere bastoni tra le ruote alla formazione di casa che sul 3-0 pensava di aver chiuso la partita. Alla fine 3 punti sono arrivati comunque per la squadra del tecnico Toto Brucleri al termine di un secondo tempo di sofferenza e nervosismo. Gela che mantiene il terzo posto ma che dovrà riflettere se vuole agguantare la vetta della classifica. La partita si è aperta con entrambe le squadre sotto la curva per depositare 2 mazzi di fiori in memoria di Giuseppe ed Emanuele Alabiso, quest'ultimo tifosissimo del Gela tragicamente scomparso assieme al padre in un incidente aereo accaduto martedì scorso. Cori commossi per Nele Svizzero Labiso durante tutta la partita, preceduta anche da un minuto di silenzio, e la squadra di casa che ha giocato con il lutto al braccio. Dopo una ventina di minuti di studio in cui non succede praticamente nulla, complice una Pro Favara che si chiude a riccio e con il Gela che fatica a trovare spazi, al 23esimo la formazione di casa sblocca il risultato. Campanaro mette dentro dalla destra un cross perfetto per la testa di Nassi, con quest'ultimo che anticipa un difensore e realizza il gol.
Un gran gol, quello messo a segno dal bomber biancazzurro che sblocca la partita. Poco dopo ci prova Priolo ad impensierire Pandolfo, ma la sua conclusione su punizione è facile preda dell'estremo difensore gelese. Al 40esimo arriva il raddoppio della squadra di casa grazie alla zampata vincente di Campanaro che raccoglie in mischia la punizione di Bonaffini. Primo tempo che si conclude così con il Gela avanti di 2 gol e l'impressione che la gara sia chiusa. Nella ripresa però i padroni di casa perdono per infortunio Treppiedi, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Messana, ma la gara del centrocampista biancazzurro durerà poco. Prima però arriva il triste del Gela, ancora una volta con Nassi che la mette dentro da 2 passi grazie all'invito a nozze di Mincica. La prova vara non demorde, accorcia le distanze con Campione, complice anche una fortunata deviazione. Prima del raddoppio Agrigentino arriva anche il palo esterno di Grippi. 3-2 ancora una volta con Campione che la mette dentro dopo aver dribblato un paio di giocatori e gara che si accende con entrambe le squadre che rimangono in 10 per il doppio giallo rimediato da Grippi e Messana. C'è il tempo di vedere la rete annullata a Campanaro per un sospetto fuorigioco e la punizione di Mincica con la palla che sfiora la traversa. Gara che termina dopo 6 minuti di recupero con la Profavara in avanti alla ricerca del pareggio che alla fine non arriva. Sui titoli di coda la bella e commovente scena di tifosi e squadra locali abbracciati sotto la curva Boscaglia e che insieme intonano un coro per il giovane tifoso volato in cielo assieme al padre. A fine partita abbiamo raccolto le dichiarazioni dei protagonisti. Il Gela ha dedicato la vittoria a Giuseppe ed Emanuele Alabiso. Sentiamo. Oggi abbiamo giocato soprattutto per la famiglia Alabiso. Noi abbiamo partecipato ieri sera, non potendo partecipare oggi, visto che giocavamo. Quindi noi oggi la vittoria è dedicata soprattutto, ripeto, alla famiglia Alabiso, una vittoria che ci tenevamo tanto, la dedicata da loro perché veramente una famiglia che ha dedicato tanto per la città di Gela e per il Gela Calcio. Il nostro progetto è quello di partecipare a tante manifestazioni, di stare vicino a qualsiasi tipo di manifestazione. In questo caso particolare sicuramente vicino alla famiglia Alabiso. Ieri abbiamo partecipato anche portando una maglia che lui ci teneva tantissimo, la maglia di Fabio Campanaro con la dedica di tutta la squadra. Quindi, oggi veramente ci trovavamo a fare un'ottima prestazione anche se in un clima un po' particolare. Molti di noi lo conoscevano, Emanuele, io personalmente l'ho conosciuto qualche giorno prima al bar dove abbiamo scambiato qualche chiacchiera e da lì si capiva che ci teneva veramente al Gela Calcio. Il Gela ha giocato, diciamo, si vede che è una squadra che magari ha qualche difficoltà, però ha giocato bene la partita. Però al di là di questo, alcune situazioni che le abbiamo regalate noi, rimane il rammarico perché il secondo tempo penso che abbiamo tenuto aperta la partita insieme alla fine e se non siamo ingenui, se Grippi non si fa buttare fuori, che è l'unico uomo che magari in quel momento là, rapido, che li può mettere in difficoltà là davanti, ce la potremmo giocare benissimo insieme alla fine. Che Gela ha visto? Ma io ho visto in primo tempo un Gela, sì, come doveva giocare, ma poi in secondo tempo un Gela molto molto timoroso, perché forse pensava di aver chiuso la partita, o forse pensava, non lo so, o è ceduta sotto l'aspetto fisico, perché ci ha regalato alcune situazioni che una squadra che deve vincere il campionato chiaramente non può permettersi di regalare. Ora io non voglio assolutamente, io devo guardare quello che succede in casa mia, non devo guardare quello che succede in casa degli altri, però ripeto, una squadra che deve vincere il campionato non può lasciare aperte, diciamo, la partita in questa maniera qua. Ancora continuiamo a commettere tanti errori, soprattutto in fase difensiva. Il problema è collettivo, oggi secondo me è stato soprattutto mentale, dopo un 3-0 la partita si deve finire, invece ancora noi l'abbiamo tenuta in gioco e rischiare onestamente contro una squadra modesta, perché oggi credo la partita su 3-0 è chiusa. Noi ci mettiamo del nostro come oggi per aprire la partita. Nel campionato di promozione si interrompe dopo 3 vittorie consecutive la mini striscia positiva dell'Atletico Gela. La squadra giallorossa è stata nettamente battuta per 4-1 dal Ragusa. In classifica i giallorossi sono stati raggiunti proprio dagli Iblei a quota 22 al terzo posto. E domenica prossima la formazione allenata da Peppe Misiti riceverà al Presti la visita della capolista Nissa, leader indiscussa del torneo con 12 vittorie di seguito. Continua invece la marcia inarrestabile del Macchitella.
Villa. I biancorossi hanno conseguito il terzo successo di fila battendo per 2-0 il New Team Ragusa. Sentiamo i protagonisti al microfono di Flavio Centamore. Terza vittoria di fila, abbiamo finalmente trovato la fiducia nei nostri mezzi. Siamo una squadra giovane, però giochiamo un buon pallone e riusciamo a creare qualche cosa nei gol che ci permette di vincere la partita. Subiamo pochi tiri, penso che siamo una squadra quadrata e che possiamo fare bene a lungo per il percorso del campionato. E quando si vince ci si convince dai propri mezzi e quindi è più facile affrontare l'avversario, si è più sicuri nel giocare la palla e l'avversario ci si intimidisce e quindi riusciamo a far circolare bene la palla e a trovare i nostri spunti e riuscire a fare gol e vincere le partite. Conoscevi anche Emanuele Alabiso, qual è il tuo ricordo? Il ricordo di Emanuele è bellissimo, era un mio amico d'infanzia, dell'elementare, medie, superiori, catechismo, di comitiva. Ieri abbiamo fatto un murales qui sul muro per ricordarlo e domani saremo tutti in curva per dar l'ultimo saluto ad Emanuele. I ragazzi stanno dimostrando il loro valore e di conseguenza stanno venendo risultati. Ho chiesto loro di esprimersi nel migliore modo, in che senso? Dare personalità al gioco in maniera tale che comunque mostriamo tutti i nostri valori in campo. E da tre partite che ci riescono bene. I ragazzi si allenano duramente in settimana, proviamo e riproviamo schemi, la domenica fortunatamente funzionano e di conseguenza arrivano i risultati. Eravamo rimaneggiati per qualche squalifica, per qualche infortunio tipo Gerrizzo, che ci manca tanto a centrocampo, ci mancano altre pedine fondamentali come Iudice e Vullo, che sono appiedati dal giudice sportivo e mi rientreranno la prossima domenica. Oggi ho fatto un sacrificio per i ragazzi e sono a corto di fiato, si vedeva forse in campo, però bene così, abbiamo vinto e bene tutto quel che finisce bene. Siamo la sesta squadra della classifica e questo ci permette di giocare ancora più con serenità, anche perché il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza tranquilla, e ricordando il fatto che noi abbiamo tantissimi under, oggi hanno segnato 98 e 96. Proseguono gli appuntamenti in occasione dell'81esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 6 dicembre prossima alle 19 al Palazzo Pignatelli, concerto del duo Antonella Maria Callea al flauto e Paolo Alongi alla chitarra. Con questa notizia è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che gli approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. A tutti voi un buon inizio settimana.